la moda Fiorucci inizia per caso a Londra, dico a Londra perché dopo un mio viaggio a Londra avevo incontrato i Beatles per caso, avevo incontrato Barbara Ulanici, che è stata la fondatrice e l'inventrice di questo negozio famoso che si chiamava Biba. Torno a Milano e decido di aprire un negozio che potesse, diciamo, darmi quello spazio e lasciarmi quella possibilità di fare quelle cose che avevo visto a Londra, vendere la musica assieme ai libri, vendere i vestiti assieme ai libri, vendere, insomma, fare quello che oggi è comunemente fare, allora era rivoluzionario. Lo stesso giorno che abbiamo inaugurato il negozio, un avvenimento speciale perché è arrivato Adriano Celentano, con una Cadillac rosa, con tutto il suo clan, per cui è stato uno spettacolo, nel senso che sembrava che stessimo girando un film e invece aprivamo solo questo negozio, che devo dire è molto bello perché l'ha disegnato da Amalia del Ponte. Amalia del Ponte è una grande scultrice. Io ho chiesto di avere in San Babilo un negozio non che fosse tradizionale, come tutti i negozi di San Babilo. I negozi vicini erano Principe di Galles, Duca d'Este, cioè tutti i negozi pomposi, pretenziosi. E invece il nostro, niente, si chiamava solamente Fiorucci, era una scatola bianca con delle luci molto forti, una musica molto forte, perché avevo portato la musica dall'Inghilterra, appunto la musica dei Beatles, per cui è stato un evento, se vuoi, rivoluzionario rispetto a, non solo alla moda, ma anche al modo con cui si viveva o si facevano le cose a Milano. E da lì è nato il successo, credo. E eravamo nel 1976 a quel punto. Il negozio era aperto nel 1967, per cui circa 10 anni dopo mi venne in mente di andare ad aprire un negozio a New York. E fui fortunato perché anche lì trovai un negozio molto grande alla 59esima strada e mi venne in mente di chiamare Ettore Sozzas e Andrea Branzi a disegnarlo. Cioè ho detto andiamo a New York, dobbiamo portarci due talenti italiani, due personaggi importanti italiani che disegnino un negozio, il primo negozio di total look, diciamo fashion, moderno, perché poi c'è la modernità dentro la moda Fiorucci. Ecco, questa è un po' la storia del mio arrivo a New York. Poi da New York la Fiorucci si è diffusa in tutto il mondo, per cui abbiamo aperto a Tokyo un negozio, poi abbiamo aperto in Brasile, diciamo siamo stati forse, dico al plurale perché non mi va mai di parlare di me in prima persona dicendo Elio, perché la Fiorucci era anche un gruppo di persone, avevo tanti collaboratori giovani, per cui è molto meglio dire eravamo. E questa è stata una cosa molto bella perché anche da New York poi si è aperta una specie di, come dire, eco verso il mondo, questo negozio molto grande dove si vendeva musica, dove entravano solo giovani e dove c'era una moda così speciale che c'era solo lì. Il negozio ha avuto un successo anche perché questo negozio è tutto luminoso. Queste ragazze in minigonna, perché avevo portato le minigonne di Mary Quandy, avevo vestito le ragazze con le minigonne. Questa musica inglese, per cui voglio dire, allora non c'erano le radio libere, allora avevo portato una valigia di musica inglese, di Beatles. Insomma, voglio dire, per quel momento l'angolo di San Babila, il negozio di San Babila, sembrava un pezzettino di Londra messo lì, portato lì. Un altro episodio che racconto sempre è quello di Andy Warhol, che ad un certo punto decide di lanciare la sua rivista Interview e mi chiede a me se poteva lanciarla stando nel negozio Fiorucci di New York. Se voi guardate sulle memorie di Andy Warhol c'è scritto
Dice, sono stato a vedere il negozio di Fiorucci, mi piace tutto quello che c'è nel negozio, e c'è tutto di plastica, tutto colorato, tutto, ci tornerò. E da lì nacque questa, adesso mi permetto di chiamarla amicizia, anche se essere amici di Andy Warhol era una cosa un po' difficile, però lui ebbe subito simpatia per il negozio e per me. La factory di Andy Warhol era una specie di vivaio di talenti. E lì ho conosciuto appunto Keith Haring, che era molto amato da Andy Warhol perché era una persona molto educata, molto precisa. Mi piaceva perché aveva un'aria molto gentile, cioè credo che avesse un cuore, un bambino d'oro, un bambino gentilissimo. Però faceva questi suoi graffiti che erano sempre molto belli, significativi, raccontavano sempre una storia. Un giorno torno a Milano e parlo con un mio amico che poi era il mio braccio destro e mi dice, scusa, ma perché non invitiamo Keith Haring a Milano, vuotiamo il negozio e lo facciamo diventare un'opera d'arte per 2 giorni e 2 notti, completamente vuoto, però aperto al pubblico di Milano, con un grande tavolo, con dei fiaschi di vino e dei bicchieri, aperto a tutti i milanesi che volevano vedere. E lui ha praticamente affrescato, ha graffittato tutto il negozio, facendolo diventare un'opera d'arte. Ed è stata anche questa un'operazione abbastanza unica, nel senso che nessuno aveva mai dato un negozio in mano a un artista perché lo trasformasse. Jean-Michel Basquiat era un ragazzo bellissimo, intelligentissimo. Lui suonava, lui dipingeva, lui scriveva poesie, cioè una specie di Leonardino. E devo dire che subito mi ha colpito. Lui era fidanzatino di Madonna. E devo dire che tutti e due assieme erano meravigliosi, due personaggi veramente artisticamente e umanamente speciali, veramente speciali. Li ho conosciuti e sempre questa mia amica Mary Paul, merito suo, mi disse, guarda, io credo che qui a New York, in downtown, stanno succedendo delle cose, ci sono personaggi, ci sono situazioni che varrebbe la pena di fermare in un film. Allora, a me è venuto in mente di fare un film su Downtown, Downtown 81. Il film è stato fatto, diciamo, in più riprese, ma la cosa interessante era una giornata di Basquiat che raccontava, insomma, com'era la sua giornata, e percorre New York, va in giro per New York. Ho avuto la fortuna di conoscere Madonna, che non era ancora cantante, era una bravissima disc jockey, una ragazza straordinariamente intelligente, straordinariamente affascinante. Allora, 1983, Fiorucci compie 15 anni di vita, decidiamo di fare una festa allo Studio 54, che d'altra parte avevamo contribuito all'apertura facendo la sponsorizzazione, e invitiamo Madonna a fare il suo primo concerto dentro lo Studio 54. Questo è stato un evento incredibile, nel senso che Madonna non aveva ancora cantato, sapevamo che cantava benissimo, sapevamo che sarebbe diventato un personaggio perché si sentiva che aveva una grinta, una capacità. Avere il piacere di averla lì per la prima volta allo Studio 54 a cantare con noi è stata una cosa molto molto interessante. Tutta questa gente, quando io li ho conosciuti, erano persone molto semplici, ma lo sono rimaste, perché le persone veramente con talento, le persone veramente intelligenti restano sempre semplici. Le persone del jet set non esistono intese come persone complicate, appartengono al jet set magari, ma sono anche persone semplici. Anzi, la semplicità è una grande qualità morale, secondo me, etica anche. Io volevo fare un'azienda che fosse commerciale ma anche spirituale. Parlando con Italo Lupi dissi che stavo cercando un simbolo che rappresentasse questo spirito, che doveva essere uno spirito nuovo, non doveva essere lo spirito materialista, doveva essere uno spirito dello spirito. Allora lui arrivò un giorno e mi disse, guarda, ho trovato forse quello che ti piacerà. Mi portò questi due angioletti che poi diventarono famosi. Io mi innamorai subito di questa idea, no? Di avere due angioletti
da utilizzare come icona di un negozio. Ci fu come una specie di grande rivoluzione nel mercato dei vestiti, perché la gente voleva questo tipo di abbigliamento che io avevo visto a Londra. A quel punto producevamo moda, siamo stati noi gli inventori del jeans, anche lì al plurale, gli inventori del jeans fashion. Prima il jeans era un abito da lavoro. Un giorno mi venne in mente invece che era un abito sexy, poteva essere una cosa sexy. Allora chiamai una bravissima modellista e cominciai a dire: no, ma perché non lo facciamo da donna aderente che faccia il sedere? Perché il tessuto è talmente bello, talmente sexy, specialmente se lo laviamo, se lo consumiamo nelle parti speciali così. E oggi il fashion jeans, cioè il jeans aderente, lo producono tutti nel mondo, credo che ce ne producono per miliardi di pezzi, però ho iniziato io per gioco, diciamo, a trasformare un pantalone che secondo me è molto bello perché rimane un bellissimo capo d'abbigliamento in qualche cosa anche di sexy, qualcosa di eccitante, di bello. Anche la Love Therapy nasce per caso, perché io credo che le cose belle nascano sempre per caso. Io ad un certo punto ho venduto il marchio Fiorucci a un gruppo giapponese e quando poi ho chiuso il negozio in San Babila, molta gente mi ha detto: che peccato, io entravo in quel negozio e entravo magari senza saperlo con un po' di malinconia, poi c'era la musica, c'erano i colori, c'erano i quadri, c'erano le belle ragazze, c'era insomma tutta questa allegria e uscivo senza rendermene conto sorridendo. Per cui è nata questa cosa, terapia, terapia dell'amore, la terapia per guarire dai nostri dolori, che fosse la strada per condurci verso la felicità, mi sembrava molto bello. E allora ho usato questo nome come marchio. Per cui oggi esiste tutto quello che si vuole, l'importante è andarlo a cercare, capisci? E il talento è quello di essere così semplici, così naturali, per trovare quello che hai bisogno. Se riesci ad essere semplice, nella vita avrai tutto quello che vuoi. Esiste solamente il lavoro, fatto bene, amare quello che fai. Se ami quello che fai hai successo, perché la gente riconosce l'amore, riconosce le cose fatte bene, e questo è quello che conta. E da lì è nato un po' tutto, credo, da questa mia un po' follia, pazzia, desiderio anche di cambiare le cose, desiderio di trovare un mondo pacifico e buono. Io sono rimasto un po' bambino, si vede, sì, anche se non ho più l'aspetto del bambino, però il cervello è rimasto, la mente è rimasta quella di un bambino. È uno dei marchi forse più poetici, più belli che ci siano. È vero, sono un po' presuntuoso, un pochino presuntuoso.